Una serie di colpi organizzati in modo quasi militare, con una grande disponibilità di armi anche da guerra, per ricavare bottini ingenti. Alla Mondialpol di Sassari nel 2016 furono sottratti 11 milioni di euro. Come evidenziato dal giudice per le indagini preliminari, la banda dei portavalori era composta da elementi di eccezionale pericolosità. 13 gli arresti tra Nuoro e Sassari in un blitz che ha impegnato circa 300 uomini di polizia e guardia di finanza. Tra le rapine messe a segno anche quella sulla 131 a Bonorba nel 2015, in cui furono rubati 500.000 euro. Nel 2019 a Ergoli l'assalto a un supermercato e il tentativo non riuscito di forzare la cassaforte. Grazie alle intercettazioni, la ricostruzione delle relazioni fra gli indagati e anche lo sventamento l'anno scorso di un tentato colpo alla Mondialpol di Sassari. Per organizzare gli assalti la banda si riuniva in ovili e in altri luoghi difficili da sorvegliare. A capo dell'organizzazione Franco Giuseppe Chessa, allevatore cinquantenne di Ergoli, trovato in possesso di un arsenale di 900.000 euro in contanti provenienti dalle rapine. Queste banconote che nascondeva nel suo ovile erano macchiate, quindi l'indagato cerca appunto modalità per smacchiarle o in qualche modo per rimetterle nel mercato. Le banconote venivano definite pezzi di formaggio piuttosto che indumenti da lavare. L'operazione segue un'indagine conclusa nel 2016 con l'arresto di 23 persone. Già allora si capì che l'organizzazione era più ampia di quella individuata.